Com'è? Piace? Bellissimo. È tettoso poi. È tettoso. Sì. Mamma mia, stupendo. Lo proviamo? Sì, dai. Bello, bello, bello. Poverino. Scusa, puoi ripetere? 500. Poi. 500 di carta. Guarda che... Che cazzo fai così? Guarda che quando dici una cosa il Caldiroli non mente. Mi sa che oggi... Ragazzi, sono le... Che ore sono? Le 6 tra un po'. Sono le 4.40. E stiamo per partire. Un po' morti. Verso Roma. Sei carico, bro? Io sto per portare di nuovo il cuscino, tra l'altro, e questa volta me lo devo ricordare, non lo voglio più dimenticare in hotel. Per me senza cuscino sono rubi. Partiamo? Siamo pronti? Prontissimi. Alla volta delle 4. Carichi, ho dormito 3 ore. Carichi. Partiamo, dai, che dobbiamo arrivare presto, dai, dobbiamo subito. Evitare il traffico, forza. Ciao. Andiamo. Ma qual è il tuo cappellino, amore? Che strano. Siamo fermati all'autogrill con i nostri special guest e una Lucchetti così mai vista, fashion style. Ma che può lanciare una moda? Guarda che a parte il fatto che bisogna saperle portare certe cose. Beh, ci vuole un bel po' di carattere. O no? Notare il culo però, ragazzi. La comodità prima di tutto. Con un culo così, che cazzo gli puoi dire? Se devo dirgli. Ma pure le ciabatte col pelo andavano bene, o no? Solo perché le sporca. Ma ce l'ha le ciabatte col pelo, perché poi le sporca andando in giro. Capito? Poi prendono umidità. Dov'è? Dov'è? Ragazzi, vai! Odore di focacce e tosse. Allora, siamo arrivati. Lucchetti, 10:48. Pronto ad aprire. Benvenuti nella nostra camera per 3 giorni. Un profumo devastante. Questa è la nostra umile vasca. Il bagno è l'umile vasca, esatto, con appoggini vari per testa. Oh là. Poi hanno detto che ci hanno fatto un regalo, adesso vedremo cos'è. Dentro la camera abbiamo il maggiordomo. Abbiamo il maggiordomo. Io sarò a vostra disposizione per tutto il suo. Letti divisi, tipo fratello e sorella. La tsunami maggiordomo ha capito tutto. Allora, dire, dai, mamma 15, codice sconto. Mamma 15, codice sconto, ovvio, sempre. Sempre. L'abbiamo recuperato da Milano, l'abbiamo vestito tutto tsunami, ragazzi. Sì, la felpa la trovate. Ma lui rimane tutto il tempo seduto sulla sedia, lì. Cioè non è che si muove. Lui starà lì per 3 giorni. Sì. Comandi, ricaricherà e si scaldrà dritto anche dalla sedia. Voglio far vedere questa cosa che è la prima volta che ci capita. Cioè, non siamo venuti 2 volte. La prima volta che capita, due volte, che abbiamo il pezzo fuori. Cioè, abbiamo il terrazzo chiaramente in comune, non è tutto nostro. Se no, ci regalavano praticamente tutto l'hotel. Perché qua si fanno le partite a calcetto la sera, ragazzi. È grossissimo. Vai di qua. Poi vai di là, anzi facciamo. Se il Caldiroli nella pazzia di fare il cardio me lo fa fare tutto. Ecco, dottore. Cardio, prendiamo a fondi, 400 passi, no limits. Figata comunque. Vedi una radio alle tipo 50. Madonna, ma muore, tra quelle tende così ampie e alte, quel trono mi sembri quasi... Esatto, un imperatore antico, un po' vestito un po' a cazzo, però fa niente, di solito avevano degli abiti un po' più ricamati. Succinti e ricamati, sì. Noi abbiamo jeans strappati e magliette FBB, felpa e FBB. Va bene uguale, sei comunque l'imperatore per questi 3 giorni, va bene. Quella sarà la tua postazione da coach, va bene. Esatto, da centro. Dottore, è molto...
Sì. Top. Era il grandissimo Pippo. Tutto bene? Benissimo. Ok. Allora, volevo rendere un attimo partecipe la ciurma di donne e la bellezza in un video. E, vabbè, oddio. La bellezza, oddio. La bellezza. No, ma aspetta, la bellezza. Cos'è? Sì, esatto. Ma noi siamo pronte per la cucina, molto ricco. Le metodologie. Caffè per tutti, neanche avanzato. Prego, buona colazione. Facciamo la fila per pesare l'acqua. Esatto. Ci voleva uno shaker. Se me lo sbatti. Ce l'ho il bollitore, però è gigante il mio. Un bollitore take away. Ma a parte che tanti bollitori ci sono sempre negli hotel, quindi è proprio la cosa meno da comprare quando vai in giro, no? Sì, ormai ce li hanno tutti. Frigo, bollitore. Il frigo meno male. Una volta non c'erano. No. Lo chiamavamo per chiedere. Sì. Dell'ultimo albergo, quando siamo andati, non so, a Bussolengo, che non c'era un macello. Come sono? Buone. Molto buone. Oh, ho controllato la combo cannella e paprika affumicata, non so se è perché ormai oddio, non ho più un palato. L'ho provato ieri, buona. Vero? Sì. Cannella e paprika insieme? Sì. È buonissimo. Ma cosa fumate la sera? Ci metto pure il rosmarino, qualsiasi cosa su. Vabbè, lo sto. Vabbè, stasera pucciamo le Pringles in un cappuccio alla cannella. Ci siamo. Sì. Perché Pringles? No? Sì. Formaggio, la cipolla. Da paprika al formaggio. Solo tu ce le hai le Pringles, però è quello il problema. Guarda. No, sono dentro il No, ce l'ho. Sono lì, guarda. Oh. Ne ho due tubetti, guarda. Tu chiedi. Che ti sarà dato. Ti sarà dato. Bravissimo. Questi. Allora ragazzi, intanto buongiorno, il Caldiroli e Ale sono scesi perché Ale deve gareggiare al mattino, fa beginner, sono praticamente le 10, dovrebbe salire tra poco. Oggi secondo me sarà un po' lunghina, in teoria io dovrei salire verso le 5:30, che sicuramente si faranno le 6, quindi gareggerò nel tardo pomeriggio, quindi ho un po' di tempo per riposarmi, stare tranquilla, infatti sono qua da sola in camera, tranquillissima. Fuori piove, di brutto, ha fatto dei tuoni, ragazzi, c'è il temporale tipo estate, assurda questa cosa, e quindi c'è tipo una sorta di clima molto romantico, con la pioggia, il temporale, poi c'è la camera bella caldina. Si sta molto bene e sono tranquillissima. Adesso penso che mi riposerò un pochino, dato che ho tanto tempo per farlo, e soprattutto farò un'altra cacca, dato che l'ho già fatta una stamattina quando mi sono svegliata. E vi aggiorno più tardi, penso che farò anche un piccolo check, dato che sono in camera da sola. Mi godo un po' la mia condizione di oggi, che mi piace tanto. Allora, siamo portata a casa! Il primo podio della giornata. Grande cazzo. Sì. La vogliamo vedere da vicino?
Ok, dai un bacio alla telecamera. Bravo! Hai visto che è andato bene il nuovo posing? Sì. Te l'ho detto. Caldiroli c'ha sempre ragione. Caldiroli, fatti vedere. È un grande. Bravo, Caldi. Vamonos. Il buio di questa camera è incredibile. Sono troppo contento. Felice? Sì, sono felice. Dai, di due parole, discorso. Bene. Sono felice di essere qua e di... Madonna, che condizione! Sono emozionatissimo. Sono molto contento. Stai molto bene, eh. Molto contento e sono veramente fiero e felice di avervi conosciuto. Veramente. Mi state aprendo un mondo. Sono contento. Noi siamo fieri di te. Va bello, eh. C'è un bel lavoro sotto. Sì. Il Caldi non sbaglia mai. È arrivato il momento di dirigersi al trucco e all'iscrizione della Diamond Cup. Sì. Mi schiacciano il ciuffo per misurarmi. Partono sberle. Partono pugni. Continua a parlare, a cercarmi che... Ma sei qua? Sì. Davanti a te. Che fai? Ma che figa, uè. 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 Bellissimo. Non aspettare troppo, cosa ne pensi? Sì. Wow. Sei scaldato. I remember talking and drinking what we could find, burning all those candles and staying up through the night. We make reservations for the places we know we never tried, but then oh, we found some rich love. I remember feeling broke as a bottle of wine. I didn't move to the city to count my pennies and worship the Hollywood sign. Say, hey man, nice to meet you. They should take everyone last time. And I know, cause I found some fake love. Broke as a bottle of wine. Ooh, I drink with you all damn night. Ooh, not trying to trade up. If we don't find money, then what we got? Money just enough. We got some rich love. Saving up for something, hoping life would finally start. 'Cause oh,
una sorta di Marilyn con i capelli corti, ho tolto le stencil. Mi devo fare la doccia che domani mattina vado a farli di nuovo, nuovi, quindi questo deve scendere, se scende. Pensa che avevo paura che non rimanesse, neanche schiacciarlo. Vabbè. Gallette su gallette, vediamo, le gallette del Lidl sono una salvezza. E voilà, gallette time, gallette, gallette, gallette e merluzzo. Sei riso, comodo? Riso e merluzzo. Sei comodo? Eh. E olè. Allora, direi che possiamo mangiare. Ciao. Sì, non è che mi sono struccata proprio molto bene, però. Ah. Ho fatto la doccia. La pappa, adesso mi sono messa nel letto con ancora un po' di trucco addosso, però ho fatto quel che potevo. E ragazzi, ci vediamo domani, ma in un prossimo video. Domani sarà una giornata altrettanto lunga e speriamo molto bella, lo sarà sicuramente, però speriamo molto bella. Caldiroli, di ciao ad alta voce.